Ecco, e questo è tutto. Nostro padre si riprese, ma non disse niente a nessuno, neanche a nostra madre. Scusa, come sarebbe a dire neanche a nostra madre? Come faceva? Sarebbe a dire che lui una notte si svegliò dal coma. Si alzò e cominciò a meditare la sua vendetta. E nostra madre? Dormiva? Sì, dormiva. Povera madre. Già la consideravano mezza pazza per tutto quello che era successo. E quindi per nostro padre fu un gioco coinvolgerla nel suo piano. Aveva una mente diabolica. La drogava. Ecco quello che faceva. La drogava ogni notte. E poi le faceva fare tutto quello che voleva lui. E poi tu mi vieni a dire a me che Pietro Cavallo era mio padre. Quello era un verme, una cosa da buttare, quello era un fango. E io che ci posso fare? Io figlio del seno sono, come a te. Solo che tu un destino ci vai sapendo, io no. Guarda che io il destino non me lo sono fatto amico, me lo sono creato, studiando, lavorando, facendomi le ossa. E oggi ne traggo i profitti. Lo vedo. Una bella casa, non c'è dubbio. La macchina con telefono, l'autista, camerieri, bella vita. E io invece sempre pane e cipolla. Vuol dire che a te sono sempre piaciute le cipolle. Che cosa vuoi da me? Hai ragione, che vuoi che te dico? Però andiamo avanti con questa storia, perché la sennò il suo libro quando ve ne scrivevo. Giusto. Andiamo avanti. Nostra madre l'ha chiusa in manicomio. E Pietro Cavallo? Nostro padre. Allora insisti? Sì, insisto, perché era nostro padre. E tu chi lo sai? Io continuo a fare la sceneggiata. Mentre la voce cristiana credevano che era mezzo muerto, invece Iddio era più vivo la sai dozza quando sataria. Con la sua mente contorta continuava a meditare il da farsi. Padre Pino, non capisco come tutto questo possa essere successo. Io non credo che Maria Cavallo sia stata capace di uccidere. Eppure il fatto sta lì, indubitabile. Ma io la conosco bene.
Ascoltami, Lucia. Maria ha perduto la ragione. Ha subito un colpo troppo tremendo. Con suo marito a letto mezzo morto. È come se il mondo le fosse crollato addosso. E io qui mi vorrei fermare proprio un attimo. Perché c'è qualcosa in tutto questo che io non riesco a capire. Certo, Maria ha avuto sempre accanto un individuo spregevole, un essere ignobile come Pietro Cavallo, un uomo toccato dal diavolo. E dico, come mai è riuscita ad amare un individuo del genere? Ripeto, è suo marito, questo lo posso capire, ma ha subito anche un enorme dolore. Ma come si fa ad amare un individuo del genere? Questo non riesco a capirlo. Maria, se permettete, la conosco meglio di voi. Maria è una martire di suo marito. Maria ha un cuore d'oro. Sino al punto di uccidere degli uomini per vendicare il marito? Non lo so. Forse avete ragione. Perché in fondo non dobbiamo dimenticare che Pietro Cavallo è a letto moribondo. E quindi, per esclusione, non rimane che Maria l'autrice dei delitti. Anche perché è stata vista da Vichè, l'uomo che accompagnava il povero avvocato Mazzara. È stata vista che teneva la pistola in mano e dopo averlo ucciso si voleva togliere la vita. Ma siamo sicuri che Pietro Cavallo sia moribondo? Lucia, non cominciamo a dare i numeri. Luigi, ascoltami. Padre, mi ascolti. Io giorni fa sono andata da Maria Cavallo e le ho portato un siero. Che? Una mistura che mi fece preparare da una vecchia. Capisco che voi in queste cose non ci credete, ma è così. Ma certo che no, Lucia, per favore. Queste cose ormai fanno parte delle leggende, delle favole. Magari adesso mi dirai che questa vecchia è una santona, che guarisce dal male e cose di questo tipo. Ma sì, è così. Certamente lei è un uomo di chiesa e non può credere a queste cose, ma io ci credo. E così tu hai portato queste cose a Maria e l'hai invitata a farle prendere a Pietro. Esattamente. Comunque ho deciso. Io e Eugenia ci trasferiamo nel nord per il bene del nostro Armandino. Così lui non saprà mai nulla di tutto ciò che è successo attorno alla sua vita. Ma non c'è nulla che ti può fare cambiare questa decisione. No, no. Eugenia è già partita da una settimana con il bambino. Troppo chiasso, troppi morti, la polizia che ti gira sempre attorno. Ho deciso, se ricomincerò tutto da capo. Forse hai ragione, ma hai pensato all'organizzazione? Sì, e francamente ti dico che non ha più motivo di esistere, è distrutta. Ma non dire queste cose, Luigi. Ecco, bisognava agire in maniera diversa, colpire i colpevoli e punire con più decisione. Io questo non l'ho fatto anche per dare troppo ascolto a te e adesso ne piangiamo le conseguenze. Già, adesso abbiamo trovato il responsabile di tutto questo, vero? Comunque, è decisione irrevocabile. Irrevocabilissima. Pietro, perché mi fai questo, Pietro? Io ti ringrazio medicina e tu mi farò venire sempre. Pietro, portiamo la bamba, la piccirita, caso mio sola. Pietro, perché mi fai male, Pietro? Pietro, non mi fai la niente, Pietro, mi fai questo, Pietro, aiuta, aiuta! Gioia, dai, non fare così, rilassa.
stati calmo, che non ti fa niente nessuno qua. Guarda, guarda, c'è una visita per te. Marie. Calmo. Ciao, come stai? Pietro mi tratta male! Perché mi tratta male? Perché mi fa male? Lei lo sa che voglio bene a Pietro, si chiama Lucia, sa che voglio bene, perché mi tratta male? Maria, ascoltami bene. Come sta Pietro? Dimmi, Pietro come sta? Pietro mi tratta male, Pietro mi fai male, Pietro. Se tu mi fai male come ti posso aiutare, Pietro? Non mi fare male, non mi fare male. Signora, non le può rispondere, non è più lei. Guardi, sta male, vede com'è ridotta. Sì, capisco. Ma io sono sicura che lei mi può dire qualche cosa. La prego, mi faccia provare. Maria. Pietro, com'è combinato? Parla, che io ti possa aiutare. Rispondi, Maria. Maria, non c'è niente da fare, vero? Purtroppo no. Lasciamola tranquilla, venga. Lucia. Sì, Maria. Pietro, un fango, Mi fa dormire sempre. Continua. Dimmi. Dimmi. Mi fa dormire. Mi usa. A notte scendo dal letto e mi pancia tutta. E mi fa male. Mi fa male. Mi fa male. Signora, lasciamola tranquilla. Non vede, sta sparlando. Andiamo. E se ti venire co, ne mare tu dare tu rifo.
papà, ti buttiamo in serio. E bravo quello. Conta la raccosta. Con quel sostegno. Ora io c'ho una da 100.000. E c'è tanto su due. Papà, ma sul serio? C'ho un contatore. 250.000 lire. 100 te pigli tu e 50 me pigli io. Ma tu questi 50.000 lire che fai? Mi stai ricogliendo picciolo, perché te non vuoi vestiti di carnevale. Un vestito di carnevale? Con tutti i problemi che ci sono, tu penso che ne va. Ma va a vedere un nacchio e te le vira avanti. Papà, perché la mamma è anche sua mano qua? E poi perché un bene chiuso alla casa? Cretino, la mamma non è ricoverato mano qua. E non ha casa di cura. E sta bene. E poi non ci manca niente. Papà, io a mamma non le visto mai con la mezza nuova. Oramai sono grande e così capisco. Ma no. Vattene che io che fare, perché mi chiede a piazza rostere. Vada vattene e sgubba con le cose, perché ho bisogno di piccoli. Vada vattene, va, 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 sgubba, va, via. Perdonami, Signore. Perdona questo tuo umile servitore per tutti i peccati commessi. Ma tu lo sai che io ho agito a fin di bene. Non è servito a niente. I miei amici sono stati barbaramente uccisi. E le cose si sono complicate maledettamente. Questa città è malata, e tu lo sai. La violenza e il degrado hanno raggiunto limiti impressionanti. I nostri sforzi sono stati inutili. Abbiamo fallito la nostra missione. Maria rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Donna Lucia uccisa subito dopo. Non è possibile tutto questo. Solo una mente contorta può aver ideato tutti questi delitti. Sì, una mente contorta. Solo lui, Pietro Cavallo. Certo, si è finto ammalato e così ha potuto agire indisturbato. Questo maledetto, questo figlio di Satana. La mistura che gli ha fatto avere Donna Lucia lo ha rimesso in sesto e lui così ha potuto fare tutto quello che ha voluto. Maledetto, non merita di vivere un solo attimo. Deve morire, deve morire, deve morire, deve morire, deve morire. Che fai qua? A chi cerchi? Mi chiamo Vannuzzo Cavallo e mia madre è ricoverata a casa. Ma come? Così da solo? E tuo padre dov'è? Lei non si preoccupasse, mi portasse a mia madre è bello preso. Calma, calma. Ora ti accompagno tua madre. Quanto tempo ha che non la vedi? Quasi 3 mesi.
Vieni, vieni, che ti accompagno, sarà contento di vederti. Vieni, vieni. Vieni. Mamma. Vannuzza, figlio mio, come stai? Io buono, mamma. Perché te sei come stai? Come stare, figlio mio? Mi fanno sempre i lavaggi, mi ronano sempre i pinnoli e mi fanno rompere sempre. Vedo, sogno sempre stonata. Mamma, te la che ti buttavo, questo che non che fai da te. Bello, mi piace. E tu come facesti? Che direttiva ce l'ho per cattare questa vesta? Lo sai, mamma, mi impiamo in un fennaro e va là sul pane e mi guadagno antiche picciole. Sangue mio, buono fai. Travaglia, a questo un picchio mi ha lasciato. Non ti preoccupare, mamma, travaglio, travaglio. E tuo padre? Che dici? Che va a dire, mamma, sempre la saluta vita, ta viena, ta viena. S'arrepigliò, sto pezzo di fango. S'arrepigliò? C'è me chi prima? Come si dice, mamma, è l'erba tinta, non secca mai. Figlio mio, io invece sto morendo carincio. Mamma, ci penso io per te. Poi se tu muori, ma sei solo. Sangue mi abbraccia. Mamma, dimmi la verità, contami tutta la storia delle mie frate. Sì, ti racconto la verità. Perché è giusto che tu la sapete cose come era. Però, maggiorare che tu non dici niente a nulla. Tu giuro, mamma. Io e tuo padre avevamo due figli, tu e Tanozzo. Tuo padre travaglio ne voleva, prima contavano l'amici e la tavienna. E per campare la famiglia sai che faceva? A tia ti affettava a coppia senza figli a 50 mani l'oioello. Poi ogni giorno se ne spuntò che voleva venire a tuo frate Tanozzo per 3 milioni. Io niente feci. Pigliavo, lo portavo nella chiesa e abbandonavo la ranza. Ancora non è venuto questo padre. A momento avesse essere qua. Ma così mi asciugò pure a Edo. E che mi sa fai tira perché sono deliberato con tutto. Padre Pino, poco fa hanno telefonato, era la famiglia Mansella. Ah sì, c'è la vecchia nonna che è malata di cancro. Appunto, dicono che è gravissima. Sì, sì, e vogliono che io vada a confessarla prima che muoia. Sì signore, ci essa subito. Sì, 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 ci vado subito. E senti, piuttosto prepara tutti gli addobbi che per la funzione delle 6:30. Io perderò poco tempo, ritorno subito, mi raccomando. Questa volta la faciste franca, ma ormai non ne veriamo. E la messa da canto io, da canto. Oh! Avete visto a mio padre?
Antonella, dove vieni a me? Comunque, oggi come oggi, per campare ci vuole un capitano. Ma io mi disse fottia, via! Vedi Maria, prima o poi questa storia si doveva concludere. Io più di una volta sono stato tentato di metterci il mio zampino, ma la mia posizione me lo impediva e me lo impediva anche la mia coscienza. Comunque, io non avrei mai pensato che si potesse concludere in una maniera così drammatica. Stavolta Pietro morì, vero? E prima di resine mi fece l'ultimo regalo. Mi consumò un figlio. Maria, fatti coraggio, dai. Cerca di pensare a te stessa un poco. Tu sei malata, hai bisogno di riprenderti. In questo momento, il tuo pensiero deve essere rivolto solo a tuo figlio Vannuzzo. Ormai lo sanno tutti che tu non hai nessuna responsabilità in questa faccenda. E allora, fatti coraggio.
Ripeto, pensa a tuo figlio Vannuzzo, ha bisogno di una madre in questo momento. Lo sai che è stato rinchiuso in riformatorio e non si sa quando potrà uscire. Lo so, non c'è da raccontare niente. Ma ormai ho figlio per due per sempre. Ma io mi piacciono, ce l'ho a dire la verità. Lei mi capisce, padre. E tu questo non lo dovevi fare, Maria. Hai fatto male a dirglielo. Ricordati che Vannuzzo è sempre un bambino. Non è un uomo grande che può capire. E infatti hai visto come ha reagito. Usaccio, padre Pino. È un signore mi ha perdonato. Avere lo figlio è per dirlo per sempre. Povera vita mia. Tu sei una brava donna, Maria. Lo so. Il Signore si ricorderà di te. Me li fa 5 melodi di pezzame? Va tempo su. Ma che sono conto? Ma che sconto non siamo adesso? E anche c'era pure un resto perché va sentato a fare questa luce da via. Accomodata va là che ha steppato un coscio conto, poi faccio la fattura con lei. Però la rammi chiesto. Signori, non abbiate paura, questa non è una rapina. Questa è una ritenuta d'acconto. Come fate voi con lo Stato che ci paga i tassi? Ecco, io in questo momento sono lo Stato. Parabola significa i denari, bello piezza e subito. Sì signore, noi rappresentiamo lo Stato, noi facciamo parte di questo decreto sociale di questa città. Perciò non si meraviglia se domani torna a marriare, ho capito? Mi sembra che state esagerando, non vi vergognate di quello che voi state facendo? No, non ci vergogniamo, perché la fame non è vergogna, amore, è bello pezzi di picciole. Siete la freccia di questa città, siete dei malacarne. Esatto, giusto, siamo malacagna, ma malacagna non si nasce, malacagna si ci addiventa, e reggio signore. Amore, scappottamo, giovane. Aspetta un minuto, reggio. E se poi vi veniamo a rubare come stiamo facendo ora, non vi dovete scandalizzare, perché l'avete voluto voi questa società di merda. Siete dei pazzi esaltati, ecco quello che siete. Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio perché sennò da male. Mettiti in ginocchio, 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 per famoso. Ecco, vedo, vedo come ti in ginocchio la manda questa pistola, devi accettare che sono le azioni, per noi c'è la stessa cosa. Madre, abbiamo puntato una spada in testa che hanno in mente la mattina e la sera. La realtà rupa tutto. Si può alzare adesso. Riccio, a Molina capisciamo troppo scomodo. E non provate a seguire, eh? Che è meglio. E vediamo se non è per le cose. Thank you.
Armando! Va, quale piacere. Quanto tempo è passato, eh? Posso, posso andare? Grazie. Sì, sì. Tanto, tanto, tanto tempo, padre. Ma quale padre? Avanti, ti conosco da quando sei nato. Dai, chiamami Pino. Su. Armando, dai, raccontami. Tuo padre, tua madre. Qualche volta ho sentito Luigi, ma così, per telefono. Ma tua madre, piuttosto. Quale madre, Pino? Se ti riferisci alla mia madre adottiva, Eugenia Donà, sta benissimo. Se invece parliamo della mia vera madre, Maria Cavallo, non ne so molto. L'ultima volta ho sentito che era rinchiuso in un ospedale psichiatrico e che non stava tanto bene. E infatti per questo ti ho invitato a venire a Palermo. Pino, perché hai voluto vedere solo me e non anche i miei genitori adottivi? Tu sei buon amico con loro. Sì, lo so. Ma vedi, Maria Cavallo, la tua vera madre, sta per morire. Mi ha espresso il desiderio di vederti per l'ultima volta. Capisco. E quando dovremmo andare? Domani. A proposito, vorrei dirti che tua madre ha anche espresso il desiderio di vedere tuo fratello Vannuzzo. Credo che sia giusto, prima di morire, che ella possa avere il piacere di vederli insieme per l'ultima volta. Mio fratello, eh? Già, tuo fratello. Ma comunque, tu puoi dormire qua stasera. Io purtroppo mi devo allontanare perché ho un seminario di studi, ma comunque domani mattina sarò di nuovo qua. Possiamo andare da tua madre. Puoi dormire qua. Ma no, vado in albergo, Pino, che discorsi fai? Dai. Ma neanche per sogno. Tu puoi stare benissimo qua, è casa tua. Non è una grande casa, ma comunque non manca niente. Senti, piuttosto ho saputo da tuo padre che è tanto fiero di te, che hai vinto un premio letterario col tuo ultimo romanzo, Pathos. Sì, non mi posso lamentare, Pino. Diciamo che la voglia c'è, è tanta. Lo so, lo so. Tuo padre Luigi me l'ha detto, tu sei un ragazzo in gamba, farai fortuna nella vita. Purtroppo non si può dire lo stesso di tuo fratello Vannuzzo. Mio fratello Vannuzzo? Ma che fa? Che fa nella vita? Mi somiglia. Non è assurdo avere un fratello e non conoscerlo, Pino? Lasciamo perdere, Armando. Evitiamo di fare certi discorsi perché potrebbero anche rattristarti, specialmente in un momento come questo. Piuttosto preparati che ti sistemo la stanza, vieni, vieni. Non vorrei crearti problemi. Ma figurati. Dai, faccio strada. Padrino della chiesa vicino alla mia casa, ringia a te un bello po' che piace, collane, bracciate, mi capisci? E stasera madre ci ha mai a fare una visita. Come dice tu, ma ho piano un sole, non c'è sul problema, cane.
cucina. Ma quale piano è piano? Un parrino sa solo. E sarà un gioco da ragazza fare il suo lavoro. Ma sa fare a me. In chiamato al suo padre non l'ha potuto mai vedere, ma morirò perché? Perché? Perché mi ricordo cose che mi posso scancellare e non ce ne viene, invece non mi posso scordare. A così dici? Ma questa casgobà, i ferri poi tu? I poi tu, non ti preoccupare. Allora ne avremo solo dopo questo, va bene? Salvo. Reggio! Mi raccomando la puntualità! Vabbè. E chi un travaglio è travaglio, non si va bene! Riccio, vuoi vedere appena un parrino famosione? Ci metterò due male e bieto. Sì, a questo non ho 90 anni, ma chi mi vuoi consumare tu a me? Vedi che sei la cosunta con me, ancora sei in tempo per dire te. Di solito lo scusa, ma a fare. Muoviamo, ne. E rivediamo fiare, va. Buono, se adesso a trovare una stanzeria. E non è una stanzeria? Quindi c'è un materazzo e un cuscino, c'è camera. C'è qualcuno? Non so muovere la signora a sparare un mucca. E quelli sono? E che ne faccio? Ma chi siete voi? Cosa volete? Un setto! Un parrino con me! Non c'è, io sono suo ospite. E sicuramente voi due siete due ladri. E avete sbagliato giornata. O non ti hanno un parrino? Non lo so. E ammesso che lo sapessi, potevo vedere a dire a voi due. Ah, sì? Ma vedi se sono un minuto e dieci non è messo l'ora. Ti faccio cantare finestra chiusa. Ma non vi vergognate di venire a rubare dentro la casa del servo del signore? Minchia, ma tutta andata nel capo da noi siamo X Lucas. Dalla amore vannozzo. Ma chiamoli! L'attacca con casa, che io la scelgo da lì. Amore, che sparo un di essa. Muovete! Siete vigliacchi. Zitto te. Muovete! Siete vigliacchi! Riccio, non trovavo niente, chissà non mi cognuta a mucciolo ora. Comunque per giù tanto non lo facciamo. Mette. Zenet, è sgobbando. Amore, da 5 punti, siamo lì. Comunque non è successo niente di grave, sono sciocchezze. No, quello che non ammetto, che non capisco, Catopino, è come mai la delinquenza arriva a questo punto. È andato a rubare a casa del servo del signore, non lo capisco. Ma non è la prima volta che succede, caro Armando. Vedi, si tratta di piccoli ladruncoli, dei miserabili che non hanno alcun ritegno. Ma comunque non pensiamoci più. Piuttosto mi dispiace per il tuo orologio. Ma figurati, non ne compro un altro, eh. Thank you.
Martina, sta morendo mia madre. Dimmi la verità. Temo proprio di sì. Il medico non mi ha lasciato molte speranze. L'unica cosa che la tiene in vita è ancora questa forza di volontà. Il desiderio di vedere te e tuo fratello di nuovo insieme. Pensi che vedrà mio fratello? Ma io credo di sì, perché vedi, lui era molto attaccato a tua madre. Anche se le ha fatto tanto male, forse più di quello che le ha fatto tuo padre. E io penso che verrà. Ma perché? Così terribile è questo mio fratello. Vedi, anche lui è uno di questi poveri miserabili che passano la vita facendo furti, rapine. Ha trascorso più tempo al Lucciardone che fuori, in tutti questi anni. Capisco. Maria, guarda che ti ho portato. Armando. Tano. Sì, Tano. Scusa, io l'ho sempre chiamato Armando. Dai, vieni, Armando. Vado. Sono qua da torre qua, della terra madre. Vedi che io sono stato deputato dalla famiglia, da mia madre, da mio padre, anche da te. Ehi, va Annunzio. Belle Armando. Parole, padre, eh? Smettetela di litigare proprio adesso. Hai ragione. Scusa. I te venne. Prima che faccio succedere un fiegno. I te venne. Senti, buffone, mi vergogno di te. Sì, Pino. Tu lo sai che è questo mio fratello, questo signorino qua, è quella persona che è venuta a casa tua con un suo amico e ti voleva derubare di tutte cose. E si è portato via il mio Zenit. Lo sai chi è? Tu? Sì, signore. Però ci va a dire un signorino qui presente che per lui è facile fare un moralista. A quanto ne so io, lui sta bene. I piccioli là non ci manca niente. Se l'è creato lui l'avvenire, il benessere. Tu invece sei l'opposto. E questo certamente non ti fa onore. Ma non so. Tano. Vedete qua, figlia mia. Stringete la mano. Guarda, se tu mi sanno. Io ho sofferto una vita per Gaucci. E prima che chiudo gli occhi, lo voglio venire a abbracciare. Avete sentito vostra madre? Su, obbedite. Per l'amore di Dio, volete obbedire? Non c'è rimasto molto tempo. Dai, Armando. Vannuzzo. Armando, quando parti? Stasera? Ho pensato di trattenermi ancora un paio di giorni. Ne ho bisogno. Vorrei conoscere i miei luoghi nativi, visitare il quartiere dove sono nato. Beh, allora
fammi sapere quando vai via. Verrò a salutarti. Mi dispiace per Tomato, però forse fu meglio così, almeno finì di soffrire. Quando si nasce sventurato, c'è picche a fare. E noi ti siamo sventurati. Lo saccio, Mannuzzo, certe volte mi sento una cosa inutile. Mi volesse fare una famiglia e camparassi chiamato come tutta l'altra. Ma poi per la realtà è vero che è tutto inutile. Pure io, certe minute volesse ritornare in arriere. E essere Napoli, che saccio, fare l'ingegnere, costruire case per la povera gente, e essere apprezzato per queste cose. Però poi la sera, quando mi appoggio la testa nel cuscino, mi metto a fissare il tetto per ore e ore, come se fosse un schermo di cinema, e rivedo un film della mia vita. Sai quante volte me l'hai visto il suo film? Assai. Riccio, un'altra sembra essere nata a fare mala fine. Vai, stavano, non ci pensiamo più. Tanto pensare, non serve a niente. Già, non serve a niente. Riccio, parlami di travaglio. Se mi arrenesci una cosa che hai un tiesa, una stessa mamma per tutta la vita. Di che si tratta, Mannuzzo? Romano, ti faccio sapere meglio. Aspetto informazioni precise da parte di una persona di mia fiducia. We'll be right back.
Riccio, l'informazione che stavo aspettando, Mariettelo. E chi si tratta, Mannozzi? È una cosa semplice, ma però può diventare pericolosa. Sentiamo buono. Amo a fare una setta in casa, un gioielliere. Non ci so po' bene, io ho fatto viziato. Aspetta, senza correre. La calma. Io mi occupo di un gioielliere. E guaggerure. Avete a girare a Casariglio. Mi avete a sequestrare la mucchiere e i rubicerini. Lo capiste? Mannuzzo, manda con me a fare il suo travaglio. Lo sai quanto abbiamo rischiato con sequestri di persona e rapina a mano armata? Siamo sempre lo suolato con te. Ogni volta hai il ripensamento, le scuse. Cioè tu lo capite ancora che se noi ci facciamo questa cosa ne assistiamo per sempre. Riccio, parliamone chiaro. Su travaglio va a riniescere. Perché non mi può fermare nudo. E anche se qualche cosa per seguire tu hai te. Faccio un assaggio, ma in galera non ci ritorno. Quindi, fatti il suo conto. E quando si comincia, già mi sento tutto cedo per me colare, eh? Domani mattina appena un gioiellere scende, Waterloo, a chianate sopra, un terzo piano, famiglia De Lolles, vissute le operai Lenel. Ci dicete che avete a fare un cambiamento del contatore. Appena verrà per i puntati che vuoibere. E ci dicete che va a aspettare un telefono, una telefonata un marito. Io naturalmente vado un gioielliere e ci dico che ci sono un cannone puntato in la testa della sua moglie e di suo figlio. E mi fa solare tutte cose. Se no, prima scannaedo. E poi guarda scannate la sua famiglia. Tu vai a fare una inizia, a te ti piace scannare tutte cose, ma ti pare che chi c'era su tutto capriate? Riccio, tutto deve andare bene. Lo capisci? Non avevamo che parlare tutte le ore. Ma forse venisse pure Roger. No, sono venuto per un altro motivo. E quale sarebbe il suo motivo? È perché sei mio fratello, non voglio che tu commetta altre fesserie. Ma vada, va a tenere una che venisse. Gioielleria De Lolles. Ti dice niente? Allora, devo ascoltare sì o no? Ma tu come fai a sapere che sta a fare me? L'ho detto, perché sei mio fratello e non ha importanza come l'ho saputo, l'importante è che tu domani non vada in nessun posto. Ma che ti mettessi in luce? Ti farà aprire la cammina, fatta affare tua.
Tu che hai vita! E io che ho la mia vita! Questo che è il tuo punto di riferimento? Il tuo ufficio privato? E allora? Per nostro padre un punto di riferimento era la Vienna. E per il mio biglietto, che cosa vuoi? Come da nostro padre? Una cosetta. E per quale motivo tu gli vuoi assomigliare per forza? Io un po' che assomigliare a Nord. Io sogno io. E basta. No, tu mi puoi punire. Perché l'hai ucciso. E anche se fosse. Non era mia parte. Non a sua parte. E io ho più coraggio di ammazzarlo. E sta cosa non la posso scordare. E non hai pagato il tuo debito. Tu devi sperare soltanto nella clemenza divina. Del resto, se l'hai fatto, ne hai avuto pieni motivi, no? Il passato è passato. Dimentica. E come faccio? Te pare che è facile? Io non sonno tutti i notti a nostro padre. E ogni cosa che faccio è come se fossi io che mi comandasse. Ti capisco. Però tu domani non andrai in nessun posto. Hai bisogno dei soldi. Te li do io. Però tu devi cambiare vita. Paite, sentami a patina. Tu hai la possibilità di farlo. Tu hai una tua famiglia che ti aspetta. Un padre, una madre. Patina. Ma tu sei mio fratello. Fa finta che sono morto. Ma smettila, ti prego. Rinuncia e basta. Sì, come se fosse una cosa facile. Che ne sai tu della vita? Non puoi dall'oggi al domani canciare sul sito che la matinata e dire basta, da oggi cancio vita. Sarò un uomo onesto, come tante fighe mate. Non farò più pazzie, mi cercherò un lavoro, no. Non è così semplice. Devi sottostare a tante cose e credimi, non c'è niente di fare. Capisco. Però ti ripeto che sono venuto qua per impedirti di commettere altre fesserie. Io non permetto che tu ti possa rovinare la vita, Vannuzza. Sono tuo fratello, lo capisci sì o no? E come fare? Solo se mi ammazzi mi puoi impedire a continuare la vita che faccio. E infatti sapete cosa tengo in mano? Uso il tuo stesso linguaggio. Una pistola. Sa cura che ti può mettere un colpo. Vabbè che mi facessi un favore. A così me lo passi in avanzo una volta per sempre. Tu non andrai in nessun posto domani. Perché io adesso ti dico che se farai del male a qualcuno facendo questa rapina, io ti faccio arrestare. Bravo! A così siamo a completo. Nella famiglia ci mancava solo un conferente della questura. Dammi sta pistola. Com'è cosa per te? Dammi sta pistola. Non mi costringere a sparare, Vannuzza, non ti avvicinare. Dammi sta pistola, tanto. Allontanati, Vannuzza. Sei un fratello, Vannuzza. Non ce l'hai coraggio. Non mi sfidare. Ho capito. In un caso mi spari le mie spalle. Caro Vannuzza, come potrai vedere, questo è il capitolo finale che mancava al nostro libro, Malacarne. Perché ho scelto questo finale? Perché era giusto così.
Ho avuto sempre il rimorso di averti sparato. Ho avuto sempre il rimorso di essere vissuto lontano dalla mia vera realtà. Di essere stato quello che in verità non ero. Sì, io sono stato più avvantaggiato di te. Sono cresciuto in un'altra dimensione. Tu invece continuavi a sbagliare tutto e ti rovinavi la vita. Ed io, impotente a tutto questo, non capivo che in fondo non avevi tutti i torti. Abbiamo vissuto a migliaia di chilometri di distanza, ma da quando ci siamo rincontrati 30 anni fa, in occasione della scomparsa di nostra madre, io non ti ho mai più dimenticato. Dopo quella famosa sera, cioè, ho avuto il coraggio di spararti, ti ho scritto, ti ho cercato, ho implorato il tuo perdono, ma invano aspettavo tue notizie. Ti volevo aiutare impedendoti di continuare a dominarti la vita, e per poco non ti ammazzavo e ti ho castigato per sempre alla sedia a rotelle. Perdonami, fratello mio, perdonami, ma ricordati una cosa, e te lo dico con tutto il cuore: io ti ho voluto veramente bene. Questo libro che ho appena finito di scrivere l'ho fatto intestare a te, a tuo nome, e così con i proventi potrai risollevarti economicamente e vivere il resto dei tuoi giorni dignitosamente. E con questo io adesso ti lascio e perdonami di tutto. Tuo fratello Armando, anzi, tuo fratello Tano Cavallo. Chi gioca io vi conto, successe tempo fa. Una magia sventurata, capace un po' trovare, sopra quattro scalona, quando nasce la so, la propria creatura e dall'abbandono. Ma c'è picchi o facessi qualcuna domanda, e non ci rispondevo, e la faccia s'ammucciò, una lacrima scendendo, un fosso ci scavò, come una voglia secca, col tempo addiventò. Che anci ma ci paleremmo con chi anci, picchi sti picchi quando sono grandi, la gente poi li chiama Malakai.